El malo va viene y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Benvenute e benvenuti a questa ottava puntata di Brecce presentata da Geraldina Colotti su Radio. vi chiediamo un supplemento di attenzione perché parliamo di America Latina attraverso l'attualità di due paesi che riguardano a diverso titolo il nostro, il Perù dove continuano vendette d'emergenza contro i prigionieri politici e chi li sostiene e il Venezuela alla vigilia di elezioni parlamentari osteggiate dagli USA e dall'Unione Europea. Un centinaio di arresti e perquisizioni in tutto il paese e una caccia alle streghe ancora in corso. Questo è il bilancio di un'operazione di polizia contro alcune organizzazioni politiche peruviane come il Movimento per l'amnistia e i diritti fondamentali, Movadef, considerato il braccio legale dell'organizzazione guerrigliera Sendero Luminoso. La polizia e la procura del Perù sostengono che gli arrestati obbedivano agli ordini dei dirigenti comunisti prigionieri come Abimael Guzmán Reynoso. Il fondatore dell'organizzazione guerrigliera è stato arrestato il 12 settembre del 1992 e condannato a due ergastoli, che da quasi assoluto nel penale militare, un centro di tortura della base navale del Callao a Lima. Guzman ha compiuto 86 anni, non usufruisce di assistenza medica nonostante la sua salute sia molto debilitata, sia per le torture subite che per l'età. I prigionieri politici, tutti in età molto avanzata e molto debilitati, sono stati esclusi anche dall'ultimo decreto emanato per il Covid, che ha consentito di lasciare il carcere ai detenuti di oltre 65 anni. Ieri è stato arrestato anche l'avvocato di Guzman. Alfredo Crespo, militante molto conosciuto a livello internazionale. Un doppio abuso sia per il legale che per il suo assistito, a cui viene imposto un ulteriore isolamento in piena pandemia. Insieme ad avvocati, movimenti sociali e pezzi di sinistra peruviana intenzionata a chiudere con un'amnistia il periodo della guerra di cui restano pochissimi sopravvissuti, il Movadef appoggia il passaggio alla lotta politica intrapreso da anni dai comunisti combattenti in carcere. La chiusura di un sistema politico corrotto e repressivo pronto a garantire l'impugnare e l'avvicendarsi di una pletola di corrotti affaristi si manifesta con evidente accanimento contro l'opposizione popolare non addomesticata che lotta per una trasformazione strutturale <coughs> scusate, degli assetti di potere e che rivendica il diritto del popolo alla rivolta. Un'operazione di polizia presentata come risultato di anni di inchieste, pedinamenti e intercettazioni, che però appare totalmente inconsistente fin dalle prime cosiddette prove esibite alla stampa, consistenti solo in incontri di solidarietà degli avvocati dei prigionieri politici e in volantini che ne chiedono la liberazione. In un'intervista il comandante generale della polizia, Cesare Cervantes, ha dichiarato che durante l'operazione Olimpo si sono rispettati i diritti umani in ogni momento. Una versione respinta dalla dichiarazione di familiari e testimoni, che parlano di detenzioni arbitrarie, isolamenti, irruzioni violente e illegali, nei confronti di chi è sospettato di appoggiare i comunisti e ha calpestato ogni parvenza di legalità, spiccando nuovi mandati di cattura per lo stesso reato a chi finiva la pena dopo anni di isolamento e tortura. In questo caso si tratta di una evidente ulteriore provocazione che si configura come strategia di distrazione di massa. Il paese, infatti, è scosso dalle proteste, che hanno già provocato la morte prima di due giovani e poi di un operaio diciannovenne che manifestava insieme ai contadini e anche centinaia di feriti. Dal 30 novembre è cominciato uno sciopero agricolo nella regione di Ica. I lavoratori chiedono il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'abolizione della legge di promozione agraria, approvata come misura temporanea nel 2000 e invece promulgata per altri dieci anni dal governo di Scarra. Anche in questo caso la polizia ha represso duramente la protesta, uccidendo il giovane stagionale Jorge Jenner Muñoz Jiménez. Solidarietà ai contadini in lotta e anche agli arrestati del Nuova è arrivata dal Al Messico da alcuni familiari dei 43 studenti di sono Comparsi a Iguala nel 2014. In Perù è giunta una delegazione della Commissione interamericana per i diritti umani, che si è riunita sia con le autorità peruviane che con i manifestanti che hanno denunciato le brutali cariche della polizia durante le manifestazioni contro il governo dopo l'ennesimo golpe istituzionale che ha disarcionato per corruzione l'ex presidente Manuel Merino seguito a Martin Bizcarra a sua volta accusato di corruzione. La notizia della morte dell'operaio 19 è arrivata durante l'assunzione del nuovo gabinetto di governo del presidente Francisco Sagasti che dovrà guidare il Paese verso le elezioni del luglio 2021. Per cercare di placare la rabbia dei manifestanti il 24 novembre, Sagasti ha ordinato una riforma della polizia. Ha anche pensionato 18 generali e il ministro degli Interni Vargas, il sesto dall'inizio dell'anno, ulteriore riflesso della crisi istituzionale che attraversa il paese. Contro la riforma e la prospettiva di però lamentando anche di essere particolarmente esposti al Covid-19. Secondo le cifre ufficiali il virus ha ucciso oltre 500 agenti e ne ha contagiati 33.700 su un totale di 60.000 morti per la pandemia. Il Perù non si è ancora lasciato alle spalle l'influenza del Fujimorismo che continua ad avere un forte peso nel sistema di potere. La delegazione della Corte interamericana per i diritti umani ha incontrato anche un gruppo di donne vittime delle sterilizzazioni forzate del governo Fujimorista tra il 1995 e il 2000. Si calcola che furono oltre 300.000 le donne sterilizzate a forza e circa 1.300 i procedimenti ancora aperti che non trovano ascolto e soluzione. In tutte le manifestazioni emerge da movimenti popolari una richiesta politica forte e chiara assemblea nazionale costituente la stessa che risuona in tutta l'america latina dove il vento del socialismo bolivariano non è ancora arrivato e sappiamo che a lima il matico gruppo di lima che si è adoperato per ogni tipo di persecuzione al socialismo bolivariano in venezuela e per fomentare i golpe in tutte le altre parti Basta con le persecuzioni politiche, nuova Costituzione, dicevano i cartelli dei manifestanti che sono scesi in piazza in diverse parti dell'America Latina e anche in Europa, in solidarietà con gli arrestati. Uno dei volantini, diffuso dai movimenti popolari subito dopo l'arretata, sintetizza i contenuti della protesta e gli obiettivi. Abbasso la politica di odio e di vendetta dello Stato peruviano, dice. Esigiamo la libertà degli avvocati, studenti e lavoratori detenuti dalla polizia politica e mercenaria dello Stato capitalista e corrotto che domina la società peruviana. Questa repressione ha l'obiettivo di soffocare la voce della protesta del popolo in lotta contro la putrefazione dello Stato, le sue eh, scaramucce intestine, il suo indebitamento a favore della mafia, il saccheggio vigliacco e soprattutto i crimini di resa umanità commessi contro il popolo negandogli le medicine e l'ossigeno per combattere provocato oltre 60.000 morti, peggio di qualunque guerra abbia vissuto il Perù. Oggi, per ordine della gente dell'imperialismo, il nuovo capobastone di turno si scagliano contro i lottatori sociali che nel loro pieno diritto chiedono un cambiamento della bietta e neoliberista costituzione politica del Perù attraverso un'assemblea popolare costituente. Oggi, sabato 5 alle 13 ore del Perù, alle 18 ore italiana, si svolge un internazionale in cui partecipo insieme ad altri ex prigionieri politici del Cile e di altre parti dell'America dell Latina. Se volete potete eh, partecipare alle mobilitazioni comunque che poi seguiranno. Domani, domenica 6 di dicembre, c'è invece un altro appuntamento importante, questa volta in Venezuela: le elezioni parlamentari previste per Costituzione a cinque anni da quelle precedenti. Queste elezioni hanno un significato che trascende il mero appuntamento elettorale. C'è da dire che da quando Hugo Chavez ha fatto inaspettatamente il pieno di voti, vincendo la presidenza del Venezuela il 6 di dicembre del 98, la democrazia partecipata e protagonista ha costituito un poderoso elemento di discontinuità con la ritualità della Quarta Repubblica che sotto l'omberio di Washington garantiva un'alternanza tra centrodestra e centrosinistra in una democrazia. Molto... La principale promessa elettorale di Chavez era stata quella di un'assemblea nazionale costituente che mettesse davvero nelle mani del popolo l'istituzione di nuove regole collettive non più a vantaggio delle elite ma dei settori popolari gran parte dei quali, popolazioni indigena, poveri, donne lasciate a servizio nelle case dei ricchi, non aveva non nemmeno la carta d'identità. Da allora il venezuela bolivariano, come si definisce per riprendere lo spirito indipendentista del padre della patria, libertador Simon Bolivar, è diventato una grande agora. Un Paese in Assemblea permanente che ha aggiunto alla nozione di democrazia periclea la possibilità che siano i dannati della Terra, i discendenti degli indigeni sterminati e degli schiavi deportati, le donne, i poveri delle periferie, a determinare il nuovo corso di decisioni. Nella democrazia partecipata e protagonista del Venezuela, che si vuole in transizione verso il socialismo, le elezioni sono da allora diventate un momento di verifica del consenso che tra un appuntamento e l'altro modula il rapporto dialettico tra conflitto e consenso in base alla crescita di coscienza del potere popolare organizzato, dell'autonomia di classe si direbbe da noi. Da allora oggi, in ventun anni di una rivoluzione bolivariana che ha resistito a tentativi di colpi di Stato, tentate stragi, boicottaggi internazionali e dal 2015 resiste a un criminale blocco economico finanziario dell'imperialismo USA e dell'Unione europea, si sono svolte ventiquattro elezioni, tutte con lo stesso spirito. Questa, particolarmente osteggiata dai grandi poteri internazionali, sarà la numero venticinque. Anche i detrattori più inveterati del socialismo bolivariano devono prendere atto delle moltitudini di bandiere rosse, delle moltitudini di volti indigeni, afrodiscendenti, giovani e donne che agiscono e votano in un paese che sembra in assemblea permanente. Tanto che ogni volta che l'imperialismo si è servito della parola democrazia per i suoi tentativi di destabilizzare il Paese, ha dovuto letteralmente falsificare le immagini diffuse dai grandi conglomerati mediatici al suo servizio. La borghesia in Venezuela, come peraltro in altre parti del mondo, ha denaro e potere economico, ma non ha le masse. Sicuramente dispone di una bella fetta di classe media e medio-alta e di uno zoccolo duro di manovalanza, mercenaria e fascista, ma non ha le masse. Un un dato contro il quale sono finora naufragati i tentativi di rovesciare i governi bolivariani, prima quello di Chavez e ora quello di Nicola Maduro. Per questo. L'imperialismo ha inventato e dispiegato la farsa delle autoproclamazioni che, per quanto riguarda il Venezuela, hanno avuto il battesimo a gennaio del 2019 con quella di Juan Guaidó, un deputato della Volontà Popolare che, quanto a consenso popolare, non poteva esibire neanche un risultato eccellente in termini di consenso nel suo schieramento. Ma che importa? Non si basa forse il capitalismo su alcune finzioni fondamentali che occultano la natura dello sfruttamento, quella del mercato e quella della falsa uguaglianza del cittadino di fronte allo Stato e dei diritti come cortina di fumo rispetto alla loro definizione di classe se l'ipotesi dell'autoproclamato di chi lo sostiene oltre 50 paesi che lo hanno riconosciuto strombazzano i media egemoni dimenticando che tutta l'altra parte del mondo interi continenti non accetta soluzioni imposte dall'esterno fosse radicata in Venezuela se questa ipotesi fosse radicata in Venezuela perché non si è deciso di farla finita col chavismo imponendo un'altra maggioranza nelle urne dove la destra ha stravinto nel 2015 cioè con lo stesso sistema elettorale perché l'obiettivo della cricca autoproclamata dei suoi burattinai non è il consenso ma il mallotto continuare nella farsa del governo parallelo e virtuale significa intascare fiumi di ropa, significa bloccare imprese di Stato che risiedono all'estero eccetera, solo l'arroganza neocoloniale dell'Europa e degli Stati Uniti, un paese dove persino l'ex presidente Trump afferma che esiste un sistema elettorale da terzo mondo evita di immedesimarsi con quanto sta passando in Venezuela perché se qualcuno si ha Presidente a, internet, a interim in Italia, in Francia in Svizzera avrebbe portato in carcere o in un reparto psichiatrico mentre in Venezuela no. È un punto su cui tornare a riflettere non solo sul Venezuela, ma anche sulle conseguenze che può avere questa pratica per il resto del mondo nelle attuali condizioni di scontro tra un modello multicentrico e multipolare e quello nordamericano, che anche Biden vorrà rinnovare proseguendo nello schema egemonico che ha come motore il complesso militare industriale. Basta uno sguardo alla composizione del suo prossimo gabinetto per capirlo. Questo è un punto in ci si abbandona alla propaganda dominante rispetto al Venezuela. Un paese di cui si fa un gran parlare, però per lo più senza conoscerlo se non attraverso lenti filtrate dalla propaganda. Guardare al sistema elettorale, alle procedure di voto, alla costruzione dell'appuntamento elettorale, anche dal punto di vista tecnico, consente invece di comprendere il Paese e anche di trarne indicazioni generali, valide, fatte le debite proporzioni, sia per il resto del continente latinoamericano, dove i settori popolari chiedono a gran voce un'assemblea nazionale costituente, ma anche come suggestione per quanto accade dalle nostre parti, dove la critica della democrazia borghese è naufragata in un'agorà zoppa e semplicemente. Senza respiro di classe, proposta un tempo dai 5 stelle. La seconda considerazione riguarda il ritornello sull'alternanza tra schieramenti, considerata fisiologica e persino benefica dalla democrazia borghese occidentale. Quello che invece si constata nel continente latinoamericano è che quando le destre disarcionano i governi progressisti, cambiano tutte le regole, smontano le leggi a favore dei settori, usando le leve del potere, cercano di chiudere gli spazi di agibilità politica per l'opposizione, rendendo, come succede per esempio in Italia, assai arduo alla presenza in Parlamento delle rappresentanze popolari intanto come hanno fatto durante l'anno di golpe in Bolivia durante il governo di Macri in Argentina come stanno facendo in Brasile e in Ecuador cercano di far man bassa delle risorse mettendole al servizio dell'imperialismo e consentendogli il ritorno delle basi militari che poi sarà assai complesso tornare a sloggiare l'Ecuador di Moreno prima di finire come dicono i sondaggi nella spazzatura della storia ha messo di nuovo a servizio dell'imperialismo USA, del complesso militare Industriale sia l'economia che il territorio, consentendo un nuovo accerchiamento dei paesi progressisti. Lo stesso piano annunciato dalla destra in Venezuela subito dopo la vittoria in Parlamento nel 2015. Un piano ulteriormente accelerato. Dall'autoproclamazione di Guaidò, che ora teme di perdere anche quella parvenza di ruolo perché la sua autoproclamazione decade con il rinnovo del nuovo Parlamento che si installa il prossimo 5 gennaio. Per questo, senza vergogna, dagli Stati Uniti, Elio Abrams raccomanda di prolungarne il periodo, così come intendeva fare l'Unione Europea, imponendo al Venezuela di soprassedere la propria Costituzione per far spazio al burattino autoproclamato, e così come chiede la Conferenza Episcopale venezuelana, sempre pronta, a di rigolpisti. E intanto l'autoproclamato usa il denaro rubato al popolo e quello elargitogli dai donatori occidentali per organizzare una nuova farsa totalmente illegale: quella di una presunta consultazione popolare tra il 7 e il 12 dicembre per legittimare il, il sabotaggio del voto in Venezuela. Quello per le legislative in Venezuela, domenica 6 di dicembre, è dunque un voto per sfrattare una banda di malfattori che si è dedicata al furto delle risorse pubbliche e alla destabilizzazione golpista, con il supporto delle grandi istituzioni internazionali. I partiti della destra che partecipano alle elezioni vogliono trasformare il voto in un plebiscito contro Maduro, annunciando che se vince la destra si dimetterà. Ma se la rivoluzione bolivariana riesce a passare anche attraverso questo nuovo collo di bottiglia, si entrerà in una nuova fase di transizione, nella quale anche la dialettica parlamentare, non più determinata dalle ingerenze esterne, potrà dedicarsi, con meno affanno, ad affrontare i gravi problemi provocati dall'economia, all'economia, dal feroce blocco economico finanziario, e potrà dedicarsi, anche alla rimessa in marcia delle alleanze solidali sud-sud. Disegno totalmente diverso a quelle imposte alle classi popolari europee dal sistema NATO e da quello dell'Unione europea. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, recita un vecchio detto popolare. Se ne dovrebbero ricordare quei parlamentari e senatori che in modo bipartisan sia in Italia che in Francia danno lezioni di democrazia, ma sono pronti a sostenere nuovamente un ladrone autoproclamato che nessuno ha eletto, il signor Juan Guaidó, ricevuto in una conferenza virtuale anche dal senato francese. Noi posizionarsi da un lato o dall'altro della barricata, sapendo che restare nel mezzo significa essere a propria volta la barricata. Alla prossima, allora continuate a seguirci su Radio Quarantena. Aunque un rosario de penas lleve quintando en su pecho. Sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad.